Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Guardie giurate, sit-in a Caltanissetta. I lavoratori chiedono puntualità nel pagamento degli stipendi. Nel ricordo di Livatino S7, iniziativa al Palazzo di Giustizia, parla il presidente della Corte d'Appello. SOS TCS da un genitore, urge il trasporto per alunni disabili. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Guardie giurate, sit-in a Caltanissetta. I lavoratori chiedono puntualità nel pagamento degli stipendi. Manifestazione delle guardie giurate a Caltanissetta dinanzi alla prefettura. Ne parliamo con Michelangelo Mazzola della Wiltux di Agrigento Caltanissetta Denna. Sì, l'oggetto della protesta è dovuto al fatto del ritardo, parte per il ritardo dei pagamenti, i disagi che hanno creato i lavoratori con, non potendosi più recare al lavoro in virtù del fatto che non avendo lo stipendio non possono neanche mettere la benzina nelle auto per poter raggiungere il posto di lavoro. Ma il ritardo degli stipendi è dovuto alle conseguenze che questa società vanta dei crediti da parte dell'amministrazione pubblica che va oltre i 5 milioni di euro. Oltre a questo c'è pure la paura di perdere posti di lavoro, quindi noi oggi siamo stati ricevuti dal dottore Fichera, il viceprefetto, dove abbiamo voluto con forza un tavolo tecnico dove si andrà a parlare e stabilire un rientro da parte dell'amministrazione pubblica sui crediti e i debiti che hanno nei confronti della società e vigilare, creare un tavolo, un osservatorio dove andremo a verificare assieme le associazioni datoriali, ispettorato del lavoro e quant'altro, a vigilare per che la stesura dei capitolati d'appalto da parte delle committenti siano fatti a regola d'arte, dove mettono delle tutele e dei paletti nei confronti dei lavoratori. Per diverse famiglie sono ore di apprensione. Sì, parecchio, anche perché c'è gente, come diceva tu poco fa appunto, che non riesce più a sostenere questa situazione sul fatto che essendo monoreddito non hanno più la possibilità né di comprare quello che serve per una famiglia e per recarsi anche al lavoro. Quanti sono i lavoratori interessati? Allora, i lavoratori interessati per quanto riguarda KSM nelle tre province siamo più di 200 persone, sono più di 200 dipendenti, solo su Caltanissetta sono circa 137. Nel ricordo di Livatino S7, iniziativa al Palazzo di Giustizia, parla il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta. Oggi al Palazzo di Giustizia si ricordano due persone che hanno lasciato un profondo segno in questa regione, in questa nazione, Rosario Livatino e Antonino Saetta. Qual è il suo primo pensiero oggi parlando di queste due personalità? Beh, sicuramente sono delle icone della Corte d'Appello di Caltanissetta. Entrambi in tempi diversi e con mansioni diverse hanno prestato servizio presso questa Corte e quindi hanno dato lustro alla Corte d'Appello e hanno dato lustro all'intera magistratura. Abbiamo ritenuto nostro dovere, dovere di questa Corte, dovere dei magistrati, del personale, delle forze di polizia qui in servizio, ricordare il loro sacrificio nell'anniversario della morte. E come sapete, gli anniversari cadono in anni diversi, ma coincidono nel mese di settembre di entrambi. Sono due figure eccezionali, in parte coincidenti, entrambi erano magistrati di altissima indipendenza, di alta preparazione, di equilibrio massimo e hanno pagato con la vita proprio il possesso e l'attuazione pratica di questa loro qualità. Ciascuno di loro ci lascia un messaggio. Qual è quello di Rosario Livatino e qual è quello di Antonino Saetta? Ma il messaggio è quello di fedeltà alle leggi e alle istituzioni. Entrambe sapevano di essere nel mirino delle forze del male e ciononostante non hanno mai deflettuto dai principi ai quali hanno sempre ispirato la loro attività di magistrato e la loro vita privata. Anche lì c'è una coincidenza, la coerenza della vita privata con la vita pubblica e con l'attività ai servizi. Com'è cambiata l'atmosfera nei palazzi di giustizia da quei giorni? Beh, quei furono giorni bui perché era una sconfitta da parte dello Stato. Lo Stato ha saputo reagire, abbiamo ottenuto grandi risultati, anche in questo distretto di Corte d'Appello i risultati conseguiti sono senz'altro eccezionali. Tutti i capi mafia sono stati assicurati alla giustizia, tutti i gregari sono stati assicurati alla giustizia, omicidi e gravi delitti che erano rimasti impuniti anche per ventenni sono stati invece attribuiti al loro autore e quindi anche quei soggetti che credevano di poter godere dell'impunità sono stati raggiunti dalla giustizia e pagano adesso per quello che hanno fatto.
tutto questo, giudicate da una magistratura che è stata sempre serena, una magistratura eccezionale, una magistratura operosa. SOS TCS, nuovo appello di un genitore, urge il trasporto per alunni disabili. Nuovo SOS da un genitore di un alunno disabile. Sì, praticamente dal 15 che è iniziata la scuola sostanzialmente non è partito e non partirà il servizio trasporto dei disabili, quindi significa che ci sono dei ragazzi nei paesi limitrofi che ancora un solo giorno di scuola, zero, niente da fare. Devo dire che quando ho lanciato l'appello per l'assistente igienico personale, devo dare atto al dottore Mancuso e alla dottoressa Trapani che si sono prodigati, hanno fatto l'impossibile per farlo partire, sono state di parola. Domani tutte le persone interessate a questo grande problema faremo un sit-in qui davanti alla prefettura, dove una delegazione andrà dal commissario per cercare di sollecitare in maniera sempre democratica, per come abbiamo fatto fino adesso, e in maniera decisamente civile, e cercare di far partire questo servizio e dare finalmente la possibilità a questi ragazzini di ritornare a scuola e quindi non negare a loro un diritto che è per loro sacrosanto. Cercate di partecipare, grazie. Tutti i genitori della provincia di Caltanissetta e di Caltanissetta, tutte le scuole, cercate di partecipare, il servizio non parte. Sapete quali sono i risvolti dei vostri problemi e dei nostri. Caltanissetta, i pericoli del web, se ne è parlato nel corso di un incontro in questura. Bullismo telematico, stalking sulla rete e i pericoli di internet. La questura è vicina alla città, vicina ai giovani, ai bambini ed è anche protagonista di una pubblicazione. Sì, questo è un volumetto che grazie all'aiuto che ci ha fornito l'amministrazione comunale siamo riusciti a realizzare. Vuole essere, oltre che il compendio di un'attività svolta negli anni precedenti, dei suggerimenti che personale della questura, altamente specializzato in materia di web, internet, vuole dare ai giovani, ai pericoli che si incontrano percorrendo senza limiti, navigando senza limiti sul web stesso. Lei diceva in conferenza stampa, è un mondo tutto nuovo anche per me. Sì, assolutamente. Io ho imparato dei termini che sconoscevo completamente e quando ho frequentato insieme all'ispettore Falzone e al dottore Milazzo gli incontri con i ragazzi, mi sono reso conto che ne sapevano ovviamente giustamente molto molto più di me ed ero io ad apprendere da loro questa nuova terminologia, questo nuovo modo di interazione con gli altri, che se da un lato è assolutamente un fatto positivo, dagli altri lati spinge anche le famiglie a stare molto attenti perché i pericoli che si incontrano navigando sul web sono tanti e innumerevoli. Questa pubblicazione è destinata anche e soprattutto ai genitori. Sì, infatti, come si è detto, oltre ai ragazzi vogliamo fornire uno strumento di riflessione ai genitori, perché insomma, il mondo dei ragazzi conosce tutto benissimo, il mondo virtuale, il mondo di internet, a volte siamo noi i genitori che magari ancora siamo fermi nei vecchi concetti e quindi dobbiamo assolutamente voler offrire un momento di riflessione per tutti, per i genitori, per gli alunni e per gli insegnanti. Un uso consapevole, prudente e moderato del web, un uso sano dello strumento tecnologico. E sinergia tra scuola e questura per stare accanto ai ragazzi, ai bambini che oggi hanno tanto bisogno di essere seguiti? Non può essere diversamente. Io di questa sinergia devo ringraziare l'ispettore Falzone, il questore, la Polizia di Stato, perché tutte le volte che io ho chiesto un intervento, nel senso di un percorso, i percorsi che abbiamo attuati, sono stati sempre disponibili e deve essere così. Poco fa dicevamo i ragazzi danno un'ottima risposta, sono interessatissimi a tutte, pongono diverse domande. Adesso, ispettore Falzone, bisogna lavorare e battere un po' più sui genitori, perché sull'adulto, i docenti già li coinvolgiamo ovviamente, e io credo che dobbiamo insistere sui genitori proprio per fare un lavoro sinergico.
L'ispettore Falzone ha lavorato a questa pubblicazione, quanta fatica c'è dietro quest'opera? Allora, la fatica è quella che devi sottrarre un attimino le cose dell'ufficio, però considerate che siccome questo libretto è il compendio delle attività dello scorso anno, è nato man mano, come dicevo poco fa, man mano che i problemi sono sorti abbiamo cercato di affrontarli. Io, come dicevo poco fa, la Next Generation, che sono questi ragazzi nati dal 2000 in poi, sono nati nel pieno della rivoluzione digitale e sono dei ragazzi assolutamente interessati all'utilizzo di questo tipo di strumenti, non sempre lo fanno con la consapevolezza adeguata. Considerate che in mezzo si ci mette pure il divario digitale che c'è con i genitori, quindi i genitori non sanno cosa fanno i figli, quindi noi oggi il nostro obiettivo in collaborazione con la scuola è quello di dare un'educazione etica ai ragazzi, ma di darla anche tecnica. Per noi è importante che i ragazzi comprendano cosa, quali sono i pericoli, proprio nel senso di come funziona lo strumento, dopodiché dobbiamo educarli. E come dicevo poco fa, è di qualche giorno fa la festa della rete che si sta occupando di queste cose. I nativi digitali vanno educati al digitale. Anziana truffata, portati via 200 euro e oro. Sull'episodio indaga la polizia. Nel pomeriggio di ieri in questura una pensionata 73enne ha denunciato che ieri mattina intorno alle ore 9 presso la propria abitazione sita nel centro storico del capoluogo bussava una sedicente impiegata di un istituto di previdenza la quale le comunicava di dover compiere degli accertamenti. L'anziana faceva quindi entrare la donna presso la propria abitazione. La falsa impiegata, ben vestita, elegante e gentile nei modi, le chiedeva informazioni circa lo stato di salute prospettandole la possibilità dell'incremento di pensione fino a 200 euro al mese in più, in presenza di determinate patologie. Successivamente la donna chiedeva di visionare delle banconote per non meglio precisati motivi e l'oro in possesso della donna. L'anziana donna faceva quindi visionare alcune banconote da 50 euro ed alcuni orecchini e monili in oro. Dalla questura fanno sapere, è il caso di ribadire che gli enti pubblici o privati non inviano propri funzionari e o impiegati presso il domicilio degli utenti. Frati cappuccini e immagini sacre in mostra a San Michele in prossimità della festa del santo protettore della città di Caltanissetta. Speculum Perfectionis, i frati cappuccini e le immagini sacre a San Michele, una mostra che racconta un po' la nostra storia. Sì, in effetti noi abbiamo pensato di, questo è il terzo anno in cui organizziamo per un paio di settimane una mostra rivolta fondamentalmente alla comunità parrocchiale ma anche estesa all'intera cittadinanza, in cui vogliamo far vedere attraverso il patrimonio culturale e artistico che si conserva qui in convento qual è stata la storia, l'evoluzione e l'incidenza che i frati cappuccini hanno avuto nella nostra città. Quest'anno in particolare la mostra ha una tipologia diversa dal solito perché ha tre sedi espositive, in realtà sono due perché poi abbiamo inserito anche e promuoviamo la visita della chiesetta dell'Immacolata o della più conosciuta come Madonna Assunta perché era proprio la chiesa del secondo convento dei Cappuccini in cui loro diciamo hanno svolto per diversi secoli la loro opera. E le altre sedi sono appunto la cappella qui al primo piano, la cappella del Crocifisso a San Michele al primo piano e il Museo Diocesano dove sono custodite le pale d'altare e il resto del patrimonio dei frati cappuccini che erano rimasti lì in convento, che non sono venuti qui non sono arrivate qui a San Michele. In effetti quest'anno la mostra espone il patrimonio più contemporaneo dei frati cappuccini perché oltre alle opere a un crocifisso di Giuseppe Frattallone che è custodito nel coro abbiamo anche opere di altri artisti contemporanei come il Buttit, il Giambecchina, Giunta. Quindi diciamo, vediamo come comunque la loro presenza interessa anche il mondo contemporaneo, non è una cosa solo datata diciamo. E sono delle opere di pregio, sicuramente questo crocifisso del Frattallone merita veramente di essere ammirato. Una cosa che vorrei sottolineare è che cerchiamo di promuovere anche il restauro di queste opere perché molte versano in uno stato
pessimo alcune. Per esempio ci siamo fatti prestare dalla chiesa di Sant'Anna questa pala con San Francesco che abbraccia la croce, e il suo stato di conservazione è veramente pietoso, ha molti tagli, è annerita. Anche la Madonnina del Coro che abbiamo qui a San Michele ha questo stesso stato di degrado, e noi speriamo di sensibilizzare anche la cittadinanza ad avere amore per quello che è il nostro patrimonio e poi la nostra storia. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Sequestrate 8 piante di cannabis, arrestato il proprietario di un terreno. Risale alla tarda mattinata di ieri un'operazione di servizio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Canicattì, effettuato unitamente ai militari della stazione di Castrofilippo per la scoperta di piantagioni illegali di cannabis indica. C'è stata anche la collaborazione dei colleghi della Contermine Tenenza di Favara per rinvenire le 8 piante poi sottoposte a sequestro all'interno di un manufatto rudimentale avente le caratteristiche di una serra. Il proprietario del terreno, ubicato in località Sant'Anna di Favara, Calogero Patti, 37enne, abitante a Favara, disoccupato, è stato pertanto dichiarato in arresto. L'uomo, dopo le preliminari formalità di legge nella sede della Compagnia Carabinieri di Canicattì, è stato accompagnato ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Farmaci, uno su quattro li assume senza consultare il medico. Il 23,4% degli italiani, quasi uno su quattro, assume farmaci con l'obbligo di prescrizione senza consultare il medico. Un fai da te che raggiunge il massimo fra i giovani under 24. Riguarda soprattutto prodotti come antidolorifici, antibiotici, antistaminici, antipiretici e persino psicofarmaci. I dati emergono da un'indagine condotta da Demoscopea per il portale dottori.it. Quasi un quarto risponde di aver assunto autonomamente negli ultimi 12 mesi anche medicinali che richiedevano una ricetta, eppure un terzo di chi li ha presi senza confrontarsi con il proprio medico si ritiene poco imprudente. Tra i più giovani emerge un uso più disinvolto dei farmaci e dell'automedicazione. Sono più attenti gli adulti e gli anziani. L'automedicazione con farmaci con obbligo di ricerca tra gli over 55 si abbassa al 18%. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo anche il canale 647 di TCS Più 1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.